Buongiorno a tutti. Nel video che ho fatto ieri ho ricevuto dei commenti poco... No, i commenti sono stati gentili, però tanti non mi piace, perché ho parlato delle norme della cucina halal. Sono norme che sia ebrei che cristiani, soprattutto chi appartiene al Crislam, come me, dovrebbe rispettare. E... per ora non sto molto bene. Comunque, a parte questo, vi volevo parlare del profeta Maometto in questo video. Il Crislam, come ho detto, è unione di cristianesimo e islam. Riprende molto anche dalla mistica sufi. I sufi sono dei mistici riuniti in confraternite che tendono alla ricerca mistica di Dio. E da loro Gesù è definito il sigillo di santità, mentre Maometto è il sigillo dei profeti. Ora, questa affermazione è vera. È vera in che senso? Nel senso che dei popoli che prima erano pagani e politeisti giunsero al monoteismo. Un monoteismo che ricordiamo è antico perché affonda le sue radici nel monoteismo di Abramo. Dio ha chiamato Abramo dal paese di Ur dei Caldei, come è scritto in Genesi. E quindi Abramo è il padre della fede sia di ebrei, sia dei cristiani che dei musulmani. Diciamo che si parla delle tre cosiddette grandi religioni abramitiche che fanno riferimento ad Abramo come padre della fede. Ora, il figlio primogenito di Abramo era Ismaele. Ismaele che ebbe non da Sara ma da Agar, l'ancella di Sara. Nel deserto Dio aiutò Ismaele a diventare successivamente il patriarca di una grande nazione. Isacco fu il patriarca degli ebrei, sappiamo che da Isacco nacque Giacobbe e poi i dodici figli a capo delle 12 tribù di Israele. Dalla tribù di Giuda sarebbe disceso Davide e poi Gesù Cristo. E infatti Gesù Cristo è chiamato Messia o erede al trono di Davide nell'ottica giudaica. Da Isacco invece da Ismaele discesero le tribù arabe del nord che inizialmente, come Ismaele che aveva preso il monoteismo dal padre, furono monoteiste, ma poi questo monoteismo, che è il monoteismo originario semita, si è contaminato con dei culti pagani idolatri locali presi da fenici, cananei, e quindi iniziarono queste tribù arabe, prima semite, pur conservando il ricordo del monoteismo, iniziarono una sorta di politeismo nell'epoca che precede la conversione all'Islam. Successivamente Maometto, iniziando predicando alla Mecca e con il Corano ricevuto dall'Arcangelo Gabriele come rivelazione divina, portò queste tribù nuovamente al monoteismo, un monoteismo che ricorda radici antiche, il monoteismo originario semita, che si origina proprio con Abramo. Abramo che si separa dal paese dei Caldei. Dei Caldei avevano degli idoli, avevano degli idoli di pietra. Sappiamo che Sara nel suo viaggio portò con sé uno di questi idoli. Ur dei Caldei è una città antichissima, risalente agli albori dell'umanità. Abramo viene da là, quindi le antiche stirpi semite. Quindi il profeta Maometto riportò le tribù arabe che si erano contaminate con il politeismo al monoteismo originario. Ebbe questo merito, quindi questo qua lo affermo. Gesù è il Messia che ritornerà nell'ultimo giorno per giudicare il mondo, perché questo compito gli è stato dato da Dio, come affermato nei Vangeli. Quindi volevo fare questi chiarimenti. Quindi Maometto è un profeta, Gesù il Messia che deve tornare, perché come dice per esempio nel Vangelo di Matteo capitolo 28, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, ma gli è stato dato, quindi è Dio che glielo ha conferito. Questo è il Crislam, è un sincretismo, un'unione, più che sincretismo, un'unione, una comprensione reciproca, un'accettazione di entrambe le culture. Vedete quel capo coperto, perché è giusto, come ho detto ieri, nel rispetto sia biblico che coranico. Con questo è tutto, vi saluto.